immagini di questo video assolutamente, come dire, di grande, grande emozione. Emozione e suggestione, ricordiamo che era Ciao Certo. Papà, la nuova canzone appunto di Albano, tratta da quello che è il suo ultimo capolavoro, I capolavori di Papà Albano. E come è stato definito nella prefazione di Pino Aprile, veramente una chiamata raccolta di affetti e E competenze. E quanto amore certamente c'è in affetti e questo? competenze, Certo. certamente ce lo facciamo raccontare da Albano che abbiamo in collegamento da Bucarest. Buon pomeriggio Albano, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, tutto bene? Tutto molto bene, una giornata uggiosa, ma insomma in qualche modo andiamo avanti, siamo felici soprattutto di aver visto queste immagini straordinarie che la dicono lunga sul percorso di un uomo che ha rappresentato a 360 gradi quello che è quello da dove viene, quello che è e dove sta andando. Quindi, diceva Monica prima, effetti e competenze intorno alla tua storia, ce la vuoi raccontare? La storia o la canzone? No, la canzone, la storia è lunga, ma la Guarda, io racconteremo in parte. la racconterei così questa canzone qua. C'è stato un mio amico, Roberto Zanella, che è il proprietario di Radio Birichina e mi ha Sì, inseguito certo. per mesi per questa canzone. Io onestamente, così come l'avevo sentita, non la sentivo nelle mie corde e dicevo, non me la sento addosso, non va bene. Ho detto, ma tu fai quello che vuoi, trasforma le cose come piacciono a te. E quindi quando ho avuto questa libertà di azione, ho trasformato su mia misura, sai, ognuno è come andare dal sarto, se non ti senti addosso il vestito così come lo vuoi te, è un brutto vestito, anche se è bello visto addosso agli altri. Certo. Quindi ho fatto un taglio su mia misura. E il prodotto è quello che si ascolta, insomma, praticamente una lettera al padre. Purtroppo il mio non c'è più fisicamente, ma c'è sempre moralmente, perché è stato una fonte di grandissimi valori, proprio, immensi valori. Non so se sono degno di lui, ma cerco di farlo. Ecco, le parole di un figlio, quindi sicuramente un bacio, mi viene da dire questo a Carmelo, che è stato un grande personaggio attaccato alla terra, al territorio, ma arriveremo fra poco a raccontare quelli che sono i valori del territorio, i valori dell'attaccamento anche alla terra. La terra, quella che si tocca, quella che è nella vigna, quella che è nei campi e quella che in qualche modo sta, come dire, mantenendo un PIL altissimo in Italia ed è assolutamente da tenere presente, Albano. Sì, assolutamente sì, perché la terra è il primo valore, la terra è la prima madre, se vuoi. Senza la terra non saremmo tutti qua, insomma, ma a parte il fatto non solo, non è un fattore di terra, terra vuol dire aria, vuol dire sole, vuol dire acqua, e quindi questi quattro elementi che sono indispensabili nella vita degli esseri umani stanno lì, anche conseguenziali al fattore terra. Albano, sei a Bucarest, alla sala del Palazzo di Bucarest, 90 strumentisti dell'orchestra Alexander Symphony, una grande emozione devo dire, perché avere intorno 90 strumentisti e avere poi Albano, quindi guardati allo specchio e vedi anche Albano, devo dire, insomma, una grande emozione e Ho ci appena, piacerebbe guarda, essere tutti lì stasera a Bucarest. non ti voglio interrompere, ma Dimmi. vedere queste prove con questi giovanissimi, che tra l'altro è tutta una giovane orchestra, ma fantastici, ed è proprio bello, bello, bello ripercorrere i miei brani con la sinfonica. È semplicemente fantastico, lo reputo un regalo pre-anniversario. Certamente, esattamente Monica, tu che hai una Sì, memoria di ricordiamo perché ferro. il 20 maggio, appunto in Esatto. occasione del suo compleanno, ci sarà questo grandissimo evento di beneficenza per i bambini della Cambogia. Io Quindi volevo dire invitiamo. una cosa. Certo, Ho prego. fatto un concerto a Milano, scusa se interrompo, ma non era quella l'idea. Ma ho fatto un concerto a Milano, che è stato nell'aprile dell'anno scorso, ed è stato un successone enorme. Questa volta che ho questo concerto di beneficenza a favore dei bambini della Cambogia, e ho visto dei filmati che sono veramente toccanti. Chi me l'ha proposto sono due miei amici che conosco da 40 anni. Le mie prime fotografie che uscivano, tipo Pensando a te, il ragazzo che sorride, erano fatte dal signor architetto Cannetta. Certo. E quando ci siamo rincontrati dopo 30 anni che non ci vedevamo, mi ha detto: sai, mia figlia è una
una suora laica e opera lì in Cambogia. Poi mi sono informato, mi hanno fatto vedere tutto quello che succede in quel paese, dove i bambini sono pezzi di carta, chiedo scusa se utilizzo questa battuta, pezzi di carta che volano dove il vento vuole, farli volare. E invece bisogna portarli invece su una vita che sia degna di questo sostantivo, una vita che sia vita, che sia vita bella, che sia vita normale, non sottoposta a delle violenze di ogni tipo. Ecco, quando toccano il mondo dei bambini, sia che siano cambogiani, sia che siano bambini, il mondo dei bambini, io mi sento padre, scatta il padre in me, quindi la voglia di proteggere, la voglia di dover fare qualche cosa a favore di questi esseri umani che non hanno chiesto di venire al mondo, li hanno messi al mondo, sono nati e non è giusto che vivano un mondo di soprusi, un mondo di violenze gratuite. Ognuno di noi ha il dovere di correre incontro a queste necessità, queste umane necessità. E stavo dicendo, stranamente, visto che è uno spettacolo di beneficenza, solo 750 persone. Io non lo so se sono distratti, se ci sono troppi problemi, e sicuramente ci stanno, ma diamo una mano ad aiutare questi bambini, perché è indispensabile. Io dedico il giorno, uno dei giorni più belli della mia vita, il 71esimo, lo dedico a loro, non solo, vado ovviamente a titolo gratuito per fare questa opera, neanche opera di bene, questa opera di umanità. Parole sacrosante, devo dire, hai sottolineato degli aspetti che sono, come dire, di grande distrazione nella quotidianità. Invece, quando poggiamo la testa sul cuscino, questo vale per tutti noi, dobbiamo un attimino farci un piccolo esame di coscienza, partire magari dal piccolo uccello che cade dal nido, lo salviamo. L'altro pomeriggio ero a Roma, c'erano due paperelle che camminavano in mezzo alla strada, non si sono fermati, li hanno schiacciati. Ecco, no. Credo che sì, certamente, proprio così. E allora credo che si debba partire da quelle distrazioni, colpire quelle distrazioni facciamo in modo che questa scena rimanga tra di noi. Ma se questa scena andasse all'estero come immagine, mamma mia che figura. Lo so, certamente. Ma che si ammazzano anche le persone. No, io stavo per essere investito perché ho cercato di fermare l'auto, insomma, un disastro. E questo è un po' la distrazione. Non dimentichiamoci che la percentuale del 50% di incidenti stradali, in quella percentuale del 50%, il 28% sono per distrazioni, perché la gente ha la testa nelle bollette, ha la testa nei pagamenti, ha la testa certamente meglio prendere l'autobus, anche perché la macchina costa. Albano, 26 dischi d'oro, 8 di platino, potremmo andare avanti fino a stasera, quella che è stata la tua straordinaria carriera, però dobbiamo dire che Albano, ambasciatore ONU e FAO, sottolineando appunto i concetti che stavi poc'anzi regalandoci, insomma, in qualche modo. Allora, io vorrei arrivare al territorio per proseguire questa nostra chiacchierata e ti ringraziamo. Una tenuta straordinaria, la tenuta di Albano Carrisi, vini straordinari. Intanto stanno arrivando veramente una marea di mele. Sì, infatti, volevo così approfittarne per leggerne qualcuna. Luigi da Mestre: Albano, sei una bandiera per l'Italia, i tuoi vini sono come te, ti rispecchiano, puliti, genuini, importanti e di struttura. Serena da San Lazzaro, Bologna: complimenti ad Albano, è sempre un piacere ascoltarlo, è un artista di razza pura. E infine un pensiero di Loredana da Rimini, che ci regala: caro Albano, pensa che mio figlio di 19 anni studia canto e spesso canta sopra i tuoi pezzi con degli acuti da far tremare le finestre. Grazie, ti vogliamo bene. Straordinario. Ringraziamo questi nostri amici ascoltatori. E allora, Albano, i vini, quindi il tuo concetto di terra, l'essere contadino, il tuo territorio, ce lo racconti in poche parole, che è un territorio straordinario, è un progetto straordinario che ti vede impegnato anche nel mondo vitato, con dei prodotti, devo dire, che ci stanno rappresentando anche al di fuori dei nostri territori italici. Sì, guarda, ci sarebbe molto da raccontare, ma vado così per sommi capi. Amo la terra, questo non è un mistero per nessuno. Amo la musica e questo non è un mistero per nessuno.
ho una voglia di cantare che sorprende anche me stesso, che lo faccio quasi ogni sera. Amo la vita perché è giusto amarla, ma non dico amo e basta. Amo e propongo tutto questo tipo di emozioni a tutti coloro che amano il vivere, a tutti coloro che sanno che cosa vuol dire vivere. E quando dico che cosa vuol dire vivere, bisogna affrontare sia le problematiche della vita, sia i regali della vita. Perché se non provi poi le problematiche, non capisci bene che cos'è la parte buona della vita. Io non dico che arrivino a tutte, mi auguro che non arrivi a nessuno, ma quando provi momenti duri è proprio lì che esce fuori la grinta tua, è proprio lì che esce fuori chi sei. E a me è successo tante volte, ne vado per certi versi anche fiero per essere riuscito ad essere un problema per i problemi che sono arrivati per me. Vedi il concetto, certo. Insegnamento che tutti noi dovremmo prendere proprio come esempio, essere un problema per i problemi e quindi far sì che questo problema ci rafforzi, ci dia la carica per affrontarlo. Ma perché deve poi diventare proprio sempre per chi vuole. Certo. Sempre nel nome di Dio, perché è lì la verità di tutto e del tutto, per chi lo conosce bene. Per chi non lo conosce e vuol fare l'ateo, che si rivolga al proprio ego, che sicuramente si sente un Dio, e comunque che sa bello questa cosa. Se lo nomina Dio come ego, vuol dire che in parte lo riconosce. Albano, noi ti ringraziamo. Vogliamo parlare solo 3 secondi su una meditazione su Dio, no? Certo. Ma secondo voi, quando pensate a Giovanni XXIII, Giovanni Paolo, senza nulla togliere a Paolo VI, eccetera, ma chiamiamo i popolari, Giovanni Paolo II, che cosa è riuscito a fare? Incredibile. Questo nostro grandissimo Papa Francesco, che cosa sta riuscendo a fare? Ma vogliamo pensare che lo Spirito Santo veramente esiste? Questo no, dico a chi non crede. Certo, assolutamente sì. A chi ha qualche sano dubbio. Assolutamente sì, perché lo stiamo vedendo nella quotidianità, questi passi che arrivano dal di dietro, queste azioni, queste situazioni, anche questi silenzi, che però nel silenzio qualcosa si muove, qualcosa va avanti, e speriamo che possa andare avanti per l'intera umanità, perché stiamo rischiando molto. Io penso che ogni molto. Essere umano su questa terra sa qual è il negativo e sa qual è il positivo, lo sa, però chissà perché ogni tanto viene attratto dal negativo. E il negativo non dà buoni frutti, secondo me. Certo. Noi siamo nati per costruire, non per distruggere. Assolutamente. Qui potremmo parlare del diavoletto, ma noi passiamo a salutarti e fare un bocca al lupo, Albano, perché grazie. È una serata straordinaria, ricordando anche mamma Yolanda, tutta la tua famiglia, e come dire, è quel portabandiera di un'Italia sana, di un'Italia che cammina veloce, di un'Italia bella, bellissima, straordinaria, che tu regali poi anche questa sera ai cittadini europei, in questo caso a Bucarest. Tanti tanti auguri, Albano, ti vogliamo bene, l'Italia ti vuole bene. Ciao, se buon pomeriggio. Ricorda il 20 maggio sì. A Milano questo grande concerto pro bambini della Cambogia, e direi, aggiungerei di più, informatevi sui bambini della Cambogia e poi mettetevi una mano sul cuore. Mamma e fate mia. Qualcosa. Grazie, Albano. Io intanto vi aspetto il 20 maggio a Milano. Saremo Teatro lì con te. Della Luna si chiama. Certamente. Grazie, un abbraccio. Albano. Buon lavoro e in bocca al lupo per questa sera e per tutti i tuoi viaggi di lavoro. Grazie di questo collegamento. Ciao. Buon pomeriggio. A grazie, a presto. Ciao. Albano, ciao, grazie. Monica, vedi, è un personaggio straordinario che conosciamo già da tanto tempo. Certo, ma ogni volta è in grado di stupirci, sì. E di regalarci sempre quella parola in più, quel concetto in più che ci possiamo dire che ci fa bella la giornata. Assolutamente sì, e noi lo ringraziamo di questo.